Bene, ok, benissimo. Allora, la diretta è cominciata. Come al solito noi siamo già dal vivo, ma voi, poveracci che siete abituati a guardare in diligenza, che vi diciamo col nome con cui vi chiamo lì, voi poveracci non potrete vederci ancora per qualche secondo. Quindi questa cosa è ancora tutta nostra e ce la teniamo, diciamo, tra di noi. Noi chi? Allora, questa sera sono molto felice di avere, eccola qua, Sonia Montegiove, che poi lascerò presentarsi, ed è comunque la presidente di Libre Italia, un'associazione che porta avanti un progetto molto, molto importante. Eccola qua, la diretta è partita, e come al solito possiamo finalmente sganciare l'audio anche di là. Benissimo, quindi allora la diretta è partita, niente, parliamo questa sera di Libre Italia, dei suoi progetti, soprattutto di quello più conosciuto che è LibreOffice. LibreOffice che alla fine è una suite, un pacchetto software che in tutto e per tutto ha le stesse funzionalità, ma come vedremo anche alcune di più, del più famoso Microsoft Office, con un vantaggio che è open source, e adesso Sonia ci spiegherà bene che cosa significa questo termine, ed è gratuito, e anche lì spiegheremo bene questo, il senso della gratuità, che è il senso che molto spesso alle nostre latitudini viene frainteso, e quindi spesso quando si deve fare un paragone, molte persone dicono: vabbè, ma se Microsoft Office costa e LibreOffice no, un perché ci sarà, quindi io compro Microsoft Office. Ottima scelta, aggiungerei io, e poi capiremo perché invece questa cosa non è così. Detto questo, abbiamo deciso di fare questa serata anche per gli amici e le amiche che o non hanno ancora sentito parlare di LibreOffice, o ne hanno sentito parlare, ma appunto si sono trovati di fronte a questo scalino culturale che la moda e la diffusione di Microsoft, il suo sistema operativo e la sua suite Office ha da anni su di noi. Allora, prima di tornare a rubarti altro tempo, intanto ti saluto e ti lascio presentare, ti ringrazio tantissimo per la tua presenza qua stasera, Sonia. Grazie a te Leonardo, e mi hai già presentato tu in maniera ottimale. Io sono immeritatamente, come dico sempre, presidente di un'associazione che è una ONLUS che si chiama Libre Italia. Libre Italia sembra un'associazione vecchissima per la mole di cose che siamo riusciti a fare in questo primo anno di attività. In realtà è nata ad agosto dell'anno scorso. È nata anche grazie ad un importante progetto di migrazione a LibreOffice che si chiama LibreUmbria, che io ho avuto così il privilegio e la fortuna di non solo conoscere da vicino, ma coordinare per quanto riguarda la migrazione della provincia di Perugia, ente per il quale lavoro. E quindi è nato da LibreUmbria, è nato da 23 soci fondatori. Oggi siamo oltre 250, siamo oltre 250 soci. Credo che possiamo dire con quasi tranquillità di essere la più grande associazione di software libero italiana, cioè a sostegno del software libero italiana, l'unica affiliata OSI di recente, che è una cosa che ci ha riempito, insomma, di orgoglio. In questo primo anno, come? Cos'è oggi per gli amici che non ci conoscono? Ah, è Open Source Initiatives, sicuramente la riconosceranno dal bollino per chi vuole googlare, è un'associazione internazionale al sostegno del software libero, quindi l'affiliazione è una cosa per noi assolutamente importante. Dicevamo, insomma, che ecco, in questo primo anno siamo riusciti a fare molto, abbiamo lavorato molto con le scuole, abbiamo lavorato con le pubbliche amministrazioni. Ma soprattutto credo che il merito più grande che abbiamo è che siamo riusciti a fare una bella squadra di persone. Poi al centro del software libero, adesso ci arriveremo, credo, ci sono le persone, prima degli strumenti. Quindi ci piace pensare che le comunità siano fatte appunto di persone entusiaste che volontariamente dedicano tempo a delle cose in cui credono. Sono credo delle cose abbastanza rare, se vogliamo, oggi. Ottimo. Allora, volevo dare qualche strumento agli amici che ci stanno seguendo per
seguire il nostro ragionamento, ma anche per interloquire con noi. Stasera ho fatto qualcosa di leggermente diverso rispetto alle puntate precedenti, perché ho lanciato questo Hangout direttamente da Google Plus e non da YouTube. Per cui meno evidente la chat di YouTube, anche se sono attivi i commenti che riuscirò a leggere per chi li utilizza, ma per tutti quelli che stanno guardando da YouTube c'è un tasto giallo grande che dice entra nella conversazione, che vi permette di accedere ad una serie di finestre che le altre volte non c'erano. Una che troverete come sotto forma di icona gialla sulla sinistra, che si chiama vetrina, all'interno della quale io ho messo dei link di cui parleremo questa sera, ma che sono anche a vostro beneficio, cliccabili per approfondire con delle notizie importanti di cui parleremo stasera. C'è poi un question and answer che ha la forma di puntino con scritto Q&A, per cui non è difficile da trovare. Vedo per esempio che Fabrizio, che evidentemente lo conosceva, l'ha già utilizzato, ci saluta e lo ricambio. Che vi permetterà appunto di porci delle domande in maniera che noi le potremo vedere e poi piano piano andare a rispondere quando ci sarà bisogno. C'è anche un applausometro, questo fate cosa vi pare, insomma, volendo si può battere le mani un momento perché vi piace, ma non essendo io non so quanto questo serva. Oddio, c'è anche il pollice in basso quando quindi saranno dette soprattutto da me delle sciocchezze, potrete utilizzarlo per farmi capire che non era quello che dovevo dire. Allora, abbiamo detto, partiamo da un concetto importante che è quello di open source. I vostri progetti, LibreOffice per primo, è open source. Per tutte le persone che non lo sanno, che cos'è l'open source? Allora, lo dicevo l'altro giorno in una scuola, quando devo spiegare l'open source mi trovo sempre in difficoltà, perché quando tu chiedi ad una platea, l'altro giorno era una platea di insegnanti, ma potrebbe essere una platea di studenti o una qualunque altra platea, che non dipende dall'età, diciamo, ma indifferentemente dalla platea di giovani o anziani, quando tu chiedi chi conosce il software libero si alzano sempre un po' poche mani rispetto a quello che è la potenzialità, purtroppo. E quindi quando lo devi spiegare, sembra sempre che tu debba spiegare l'integrale alla Riemann, per esempio, cioè, o forse sarebbe più semplice spiegare quello. E allora l'altro giorno la dirigente scolastica che era con me ha dato una bellissima definizione, ha detto perché il software libero è quello al quale possono accedere tutti. Quindi in due parole mi ha introdotto in questo modo dei concetti che per me a quel punto sono sembrati più semplici. Il software libero prevede quattro libertà fondamentali, che sono la libertà di usarlo, da cui ne deriva spesso anche la gratuità, e quindi ecco, diciamo, l'equivoco per cui molti pensano il software libero è il software gratuito soltanto. Non è soltanto gratuito, il software libero è anche gratuito. C'è poi la libertà di studiarlo, perché il software libero è quello per il quale viene pubblicato, quindi come per LibreOffice è pubblico in rete ed è scaricabile da tutti, il codice con cui il software è stato scritto, è stato realizzato, quindi l'elenco delle istruzioni con cui quel software è stato costruito, quindi le migliaia di istruzioni con cui il software viene costruito. E quindi quello dà l'opportunità a chi vuole di non solo guardare, incuriosirsi, ma di studiare. Quindi pensiamo per esempio ai ragazzi, a quanto potrebbe essere importante capire come è scritto un software che funziona, in modo da prendere degli spunti, in modo da studiare come si deve scrivere un software. C'è anche la libertà di migliorare il software, perché partendo da quelle righe di codice, se io sono un informatico, per esempio, ho l'opportunità di andare a modificarlo, di migliorarlo, di aggiungere delle funzioni, di correggere dei bug. Questo è uno dei possibili contributi alle comunità di software libero, ma non l'unico. E ho la possibilità di ridistribuirlo. L'anno scorso con Libre Italia abbiamo organizzato dei corsi nelle scuole e la prima cosa che abbiamo fatto, la prima lezione, abbiamo regalato un CD con dentro LibreOffice.
quell'atto che si fa non è un atto illegale come quello che in genere praticano i ragazzini quando si passano il CD craccato di Office, tanto per capirci. Quello è un atto Esatto. che aiuta, che aiuta la comunità, aiuta la crescita del software. Quindi nel momento in cui io passo ad una persona LibreOffice in chiavetta, in CD, è come se lo invitassi a utilizzare quel software e quindi aiuto la comunità a crescere, perché poi un software che non è utilizzato è un software destinato a morire. Quindi con quel gesto io aiuto e quindi ecco la libertà di ridistribuirlo. Non so Ottimo. Allora, se. intanto, ottimo, direi proprio questi quattro punti hanno delineato benissimo il concetto. Quindi, diciamo anche una cosa importante, che quando si acquista un software proprietario, si acquista qualcosa di cui ovviamente si conoscono le capacità, ma che è qualcosa di commerciale, di chiuso, quindi sul quale si può essere soltanto utenti, non si può anche essere, diciamo, parte per poterlo modificare o migliorare, ed ha ovviamente un prezzo. Mentre un pacchetto come LibreOffice ti dà la possibilità di avere le stesse feature, ma anche se sei una persona in grado di programmare, di contribuire. Quindi da un lato c'è un'azienda che vende un prodotto, dall'altro c'è una comunità viva. Quindi ecco perché secondo me questo tipo di progetti rappresentano molto la rete per come è nata e per come ci piacerebbe che si sviluppasse. Quindi LibreOffice è un software che è nato da molte mani, o quantomeno da alcune mani e da molte che lo hanno arricchito, che lo stanno continuando ad arricchire. Una domanda in questo senso che mi viene proprio dalla mia curiosità. È capitato che alcuni abbiano proposto delle modifiche o ne abbiano fatto delle modifiche per usi specifici? Ma allora, ovviamente il codice è disponibile, e quindi ciascuno ha l'opportunità di prenderlo e apportare, diciamo, suggerire delle modifiche. Dopodiché, il modello di sviluppo di LibreOffice non è anarchico. Non è che chiunque arriva può prendere il codice e aggiungere delle cose piuttosto che stravolgere il codice, cioè il software libero non è questo. Le comunità hanno alcune regole, hanno una loro struttura, hanno una struttura peraltro particolare. Le comunità sono delle cose strane, nel senso che e sono belle proprio perché riescono ad essere strutturate molto bene e a funzionare molto bene, pur non avendo necessariamente una struttura gerarchica, così come ce la immaginiamo noi. All'interno delle comunità solitamente vale il principio che alcuni chiamano della duocrazia, che a me piace molto, il du inteso proprio come Dio all'inglese, cioè che va a premiare le persone che fanno e che sanno fare. Quindi c'è una struttura che è assolutamente molto meritocratica, quindi va a premiare le persone che sono più in grado di svolgere alcune operazioni e che sono quelle più brave a fare alcune cose. Quindi c'è una comunità di sviluppatori, non tutti volontari, alcuni retribuiti, alcuni volontari, e c'è un coordinamento a livello di sviluppo. Quindi le persone che entrano in comunità possono proporre delle cose, solitamente le persone si avvicinano sviluppando le cose più semplici perché poi va dimostrata la propria bravura all'interno della comunità. Cioè non si può entrare in comunità e dire io sono il più bravo sviluppatore della terra e quindi ora vi dico come si fa questa cosa. Va dimostrato nel tempo quello che è il valore delle persone, va dimostrato attraverso la costanza, attraverso il lavoro quotidiano che si può svolgere anche da volontari. È anche per questa ragione, secondo me, che il software libero può portare qualcosa di importante, può far capire anche ai ragazzi a scuola, oltre che all'interno delle pubbliche amministrazioni, delle cose fondamentali, cioè il fatto appunto di riscoprire la meritocrazia, di riscoprire anche
e questo avviene nei processi di migrazione. Per esempio, la responsabilità individuale, noi siamo molto abituati con il software proprietario a subire delle decisioni di altri. Per esempio, ci cambiano l'interfaccia e l'interfaccia diventa con le ribbon, che è successo nel cambio Office 2000-2007, 2003-2007, nessuno è contento, però tutti dicono, sai, hanno deciso così, è un po' come quando avviene, no? Su Facebook ci cambiano il pulsante mi piace piuttosto che cambiano l'interfaccia, cambiano i colori, eccetera, e ci si adegua e non si è più abituati neppure ad avere uno spirito critico rispetto a decisioni prese da altri. Con il software libero non è così, cioè nelle comunità di software libero si ha attenzione all'utente, cioè si cerca di capire dove sta andando l'utente, quali sono i suoi bisogni per andare incontro a delle esigenze particolari. Faccio sempre questo esempio con LibreOffice perché è calzante per me. Quando abbiamo iniziato la migrazione in provincia di Perugia, siamo partiti con una versione di Aspetta, LibreOffice che era la facciamo, spieghiamo cos'è la 3.5. Ah, migrazione. sì. Tu stai parlando del fatto che con la provincia di Perugia è stato deciso, e non è una cosa banale perché quando si parla di pubblica amministrazione non si parla di un computer, ma di una rete di computer che viene acquistata per permettere a tutti gli operatori di lavorare, diciamo, con gli stessi strumenti, più o meno, poi ovviamente varia da cosa a cosa, ma ecco, nel caso di questa migrazione avete convinto, è stata presa una decisione comune di passare da un software proprietario a LibreOffice e quindi di munire tutti i lavoratori della pubblica amministrazione della provincia di questo software piuttosto che di un software proprietario. L'atto della migrazione è appunto tutto quello che sta nel mezzo tra il vecchio modo di lavorare con lo strumento che si aveva prima. E il metodo nuovo che prevede ovviamente non solo l'installazione del programma sulle macchine, ma anche un minimo di formazione e di spiegazione su come adattarsi a una realtà che è assolutamente simile, ma leggermente diversa. Sì, io sono abituata a usare questo termine perché per me è ormai diventato familiare. Peraltro è un termine molto bello perché l'atto della migrazione, che è quello appunto che parte dal software proprietario e arriva al software libero, è un po' un viaggio, no? È il viaggio Bello, poi verso entra il anche il senso luogo della vita. Esatto, migliore. la vita, cioè si cerca un luogo ideale per andare ad abitare, in questo caso virtualmente. Esatto, quindi non è un caso che si chiami migrazione, proprio Però la parte è perché centrata, mi piace. sì, è un qualcosa e poi c'è anche l'idea del viaggio. Io dico sempre che le migrazioni sono dei progetti complessi, molto, soprattutto le migrazioni che prevedono il cambiamento in molte persone, molti utenti, molte macchine. Come in pubblica amministrazione. Sono progetti complessi, sono progetti che vanno gestiti in maniera corretta, seguendo un protocollo, seguendo una metodologia. Libre Umbria è stato un po' questo. Abbiamo sperimentato quello che era un protocollo di migrazione che era stato già attuato dagli ospedali di Copenaghen, hanno migrato all'incirca 25.000 postazioni. È una delle migrazioni più importanti d'Europa. Abbiamo preso un po' spunto dalla migrazione del comune di Bologna, che è stata una delle prime pubbliche amministrazioni italiane a scegliere Open Office. Da quella siamo partiti e questa è stata la caratteristica di Libre Umbria, abbiamo ideato un modello proprio, un protocollo di migrazione con delle fasi specifiche. Con una pianificazione abbastanza dettagliata del progetto, in cui sono fondamentali determinate fasi. Poi questo protocollo è stato ripreso da The Document Foundation, che è la fondazione che gestisce il progetto LibreOffice, che è una fondazione indipendente, una fondazione tedesca, della quale facciamo parte in diversi membri di Libre Italia anche. È diventato il protocollo di riferimento. Perché è diventato il protocollo di riferimento? Perché si è sperimentato che seguendo quelle fasi si riesce a migrare bene.
Le fasi quali sono? C'è una fase preliminare di analisi, quindi non si può partire e decidere di adottare LibreOffice se non si è studiato nei minimi dettagli quello che è, per esempio, l'interazione di LibreOffice o di Office con altri prodotti che abbiamo in azienda o nell'ente. Quindi vanno viste le criticità, vanno visti quali i programmi che non funzionano correttamente con LibreOffice e che prima invece funzionavano correttamente con Office. Vanno rilevate per esempio le criticità che ci sono sui documenti, quindi va preso un campione di documenti e vanno analizzati al fine di capire quali sono i documenti che riusciremo a migrare senza problemi da Office a LibreOffice e quali saranno invece i documenti che dovremo probabilmente rifare da zero, perché ci potrebbero essere. Vanno individuate quelle che sono le esigenze formative del personale in merito all'Office Automation. E quindi va capito, per esempio, quanto gli utenti utilizzano di Office nel momento in cui decidiamo di migrare. Questo perché? Perché spesso ci accorgiamo che i nostri utenti, gli utenti sia delle aziende, e in particolare quelli della pubblica amministrazione, utilizzano un 10% delle funzionalità di un programma che costa all'incirca 300 euro a licenza. Allora, se capiamo questo, magari ragioniamo meglio sul fatto che è necessario migrare e che non è più necessario acquistare delle licenze, no? Quindi, fatta la fase di analisi, si parte con la progettazione, che è un progetto vero e proprio con un piano esecutivo che richiede un project manager, che richiede un executive, quindi una persona in grado di eseguire il progetto, che quindi prevede una anche tempistica e una definizione di tempi, risorse e modalità di fare le cose, che è tipica di qualunque altro progetto. Parte da lì anche l'attività di comunicazione. Con LibreUmbria abbiamo capito che i progetti di migrazione vanno comunicati bene. Quali sono stati i Anche questo progetti fa che... parte del senso della comunità, no? Poi in una comunità che sia di sviluppatori, ma anche di persone che adotta un certo tipo di progetto come il vostro, la comunità deve anche avere la possibilità di avere informazioni e quindi di poter assumere le scelte con consapevolezza. Assolutamente, anche perché i progetti che sono falliti finora sono stati tutti quelli in cui si è sostituito il software senza dir nulla agli utenti. Siccome si pensava, ancora oggi, spesso alcune pubbliche amministrazioni in particolare pensano che LibreOffice sia molto simile a Office, nel momento in cui non hanno più soldi per acquistare le licenze, cosa fanno? Prendono LibreOffice lo sostituiscono con Office, così, senza dir nulla a nessuno. E questo provoca una reazione, ovviamente, che non è di quelle gradevoli. In primo luogo perché diciamo che c'è una resistenza al cambiamento che è fisiologica, che purtroppo quelli della mia generazione hanno e sono quelli della generazione che è cresciuta pane e Microsoft Office. E che quindi nei Esatto. momenti in cui si vedono sostituire uno strumento che conoscono, l'unico che conoscono, quindi non il migliore che conoscono, ma l'unico che sanno utilizzare, sono particolarmente resistenti al cambiamento. Non solo sono resistenti, ma in quel momento percepiscono la cosa o come un atto di punizione, quindi ecco, mi mettono uno strumento nuovo affinché io perda tempo nell'impararlo da solo, oppure come un atto teso a sminuire il lavoro che si fa, cioè mi mettono a disposizione uno strumento di serie B perché è gratuito, perché io non debba svolgere bene il mio lavoro. Questa è diciamo, la reazione più classica che si ha nel momento in cui non si comunica perché si fa la migrazione, non si comunica che cos'è il software libero, perché si fa una determinata scelta che non è necessariamente solo il risparmio. Con LibreUmbria noi abbiamo scritto 10 buone ragioni, no? Per passare a LibreOffice, che è un po' un modo comunicativo che è di moda, no? Questo 5 buone ragioni per, 10 buone ragioni
Però è stato efficace perché noi avevamo 5 più 5 buone ragioni, perché 5 erano 5 buone ragioni per i dirigenti e gli amministratori, altre 5 erano invece delle buone ragioni per gli utenti finali. Questo perché? Perché i dirigenti si convincono di più nel passare a LibreOffice se tu dici non abbiamo soldi per comprare le licenze, dobbiamo risparmiare e scegliamo un prodotto gratuito. Quindi Si si convincono di più. convincono Si convincono la abbastanza stabilità. facilmente, sai. Si convincono anche quando si dice le pubbliche amministrazioni dovrebbero rispettare una norma. La norma è l'articolo 68 del codice di amministrazione digitale. L'articolo 68 ci dice che a parità di qualità una pubblica amministrazione deve scegliere soluzioni libere o in riuso. Deve, non può. E siccome deve, nel momento in cui si fa capire ai dirigenti che questo dovere, se non viene rispettato e, per esempio, portato di fronte alla Corte dei Conti, potrebbe dar luogo ad un risarcimento, perché in quel momento si ha una spesa che non è giustificata, allora capiscono e dicono: ah, ma forse è preferibile usare il software libero, e quindi ti dicono subito sia LibreOffice. Agli utenti questa cosa non interessa, cioè un utente finale deve capire che ha a disposizione un software di qualità, che ha a disposizione un software più sicuro di altri, per esempio, proprio perché è a codice aperto. È difficile, io dico sempre rispetto alla sicurezza, è difficile che qualcuno riesca ad avvelenarti con un piatto del quale tu conosci esattamente la ricetta e il modo in cui è stato preparato. È più probabile che riescano ad avvelenarti con un piatto la cui ricetta è assolutamente segreta, no? Quindi è chiaro che ci sono delle caratteristiche del software libero che vanno messe in evidenza, gli utenti vanno comunicate. E quelle sono le ragioni per l'utente per sposare un progetto come quello di migrazione. Oltre all'analisi e alla comunicazione, alla progettazione, va poi fatta formazione. Non si può pensare di far usare un software nuovo senza spiegare quali sono le caratteristiche di quel software. Quindi i processi di migrazione vanno sempre accompagnati dalla formazione. Formazione che non necessariamente deve essere appaltata a terzi. Per esempio, in LibreUmbria abbiamo ideato una modalità di formazione che ha coinvolto dei formatori interni, che a loro volta hanno formato i colleghi. Quindi ovviamente c'è stato un investimento iniziale legato alla necessità di formare i formatori interni. Una volta formato un gruppo di 11 persone, le 11 hanno formato i 1200 colleghi in aula. Abbiamo fatto solo ed esclusivamente corsi in aula computer a 1200 persone, quindi è stato un bell'impegno. Però il fatto di ricorrere ad una formazione a cascata, cosiddetta, quindi formatori interni che riformano i colleghi, ha molti vantaggi. Il primo, il più immediato, è quello riferito al vantaggio economico, quindi la pubblica amministrazione non spende informazione, quindi usa risorse interne. Ma l'altro vantaggio che io ritengo molto più evidente è quello di ridare spazio e ridare il giusto valore anche alle risorse umane che sono presenti all'interno della pubblica amministrazione. Andare a fare il formatore in un progetto di migrazione significa essere messo al centro di un progetto. In quel momento tu diventi una parte fondamentale del progetto. Il formatore ha un ruolo importantissimo, è quello che deve convincere gli utenti della bontà del progetto. È il primo impatto che gli utenti hanno con il progetto di migrazione e quindi ha un ruolo veramente fondamentale. Nel momento in cui questo ruolo lo si affida ad un esterno, secondo me perde di valore. Se lo si affida ad una risorsa interna, diventa un momento di ricchezza, diventa un modo anche per fare comunità all'interno dell'ente, perché poi è Quindi una questo che si viene sottocomunità a realizzare. all'interno della comunità, una cosa in questo senso ancora più internet da questo punto di vista. Io vorrei sottolineare quello che hai detto in questo momento, perché
fa parte anche, ora, questa sera abbiamo persone che ci guarderanno, anche perché ci sei tu, quindi persone che vengono dal tuo mondo, ma ci sono anche le persone che ci guardano e ci guarderanno e che vengono dalla mia piccola comunità che ruota attorno al mio profilo Google Plus. Molto spesso con loro abbiamo parlato di quali modi poter utilizzare attraverso la rete, i social media e non solo per tornare ad essere comunità, no? Perché per tante ragioni di attualità, di politica, io e altri abbiamo riconosciuto di vivere in una società dove prevalentemente vige l'egoismo. È un momento difficile per la nostra comunità, per cui ci siamo sempre chiesti come, di fronte alla disperazione, al disincanto e anche alla disillusione delle persone che dicono, ma tanto io non posso fare, noi non possiamo fare niente. Ecco, in realtà esistono tante piccole, splendide bolle di persone che si mettono insieme per fare impresa, per fare associazionismo, per fare progetti open come questo, che utilizzano la rete per rinnovare, no? Questo senso di comunità. E come tu mi insegni, quando si opera, ora tornando appunto ai pacchetti come Office, quando si opera con qualcosa che si è acquistato, sul quale non si ha voce in capitolo, perché tutti noi sappiamo quanti e quali difficoltà esistano nel comunicare a mamma Google piuttosto che a YouTube, piuttosto che a Microsoft, dei problemi che riscontriamo con l'uso quotidiano dei loro software o delle loro piattaforme. Ecco, in questo caso la comunità è una comunità aperta e che non è composta solamente da coloro i quali hanno costruito e aggiornano costantemente il software che mettono a disposizione. La comunità funziona soltanto quando c'è uno scambio reciproco e quindi quando c'è ascolto da parte di quelli che sono più in grado di altri di programmare per migliorare e rendere ancora più vicino agli altri il software. Quello che ci hai raccontato tu è ancora a un livello ulteriore, perché nel momento dell'applicazione, quindi di un cambiamento importante di mentalità, di cultura, di approccio all'uso di un mezzo come quello informatico, passando all'open source, il coinvolgimento di tutte le persone che ne saranno fruitori, ma che in qualche modo, almeno alcuni di loro, ne saranno anche formatori, rende tutto il progetto non più calato dall'alto, ma una cosa partecipata, veramente partecipata. Quindi, secondo me, anche il mezzo stesso prende vita, lo si usa con più piacere, lo si usa con più consapevolezza. La parola che abbiamo usato fino a questo momento è proprio questa. Prima di farti andare avanti, approfittiamo già delle primi due spunti che ci ha girato sul question and answer Fabrizio. Approfitto per ricordare che questa sera non c'è, o almeno non è molto attiva la chat di YouTube. Ci sono volendo i commenti, c'è l'hashtag A2PerTube, che poi è questo qua, ora non so se si vede, da poter utilizzare su Google, ma c'è il question and answer che si può raggiungere entrando nel video dall'evento Google o comunque cliccando in basso a sinistra il pulsante giallo che dice entra nella conversazione. Allora, una prima domanda che aveva fatto prima, mentre parlavi appunto del processo che ha portato alla nascita e che porta allo sviluppo ulteriore di LibreOffice. Non mi ricordo quando hai parlato appunto degli sviluppatori, lui chiede, gli sviluppatori sono pagati con cosa? Allora, Alla soddisfazione. Ti faccio già la seconda domanda così rispondi a tutte e due. ok. Sulla migrazione di cui parlavi, la prima che è importante che è stata fatta della provincia di Perugia, dice che chiede, hanno migrato soltanto la suite di Office o anche il sistema operativo? E questo poi ci apre anche tutto il discorso di Linux, eccetera, che poi affronteremo. Volentieri. Allora, gli sviluppatori sono in parte retribuiti perché comunque la fondazione, che è The Document Foundation, per esempio nel caso di LibreOffice, gestisce anche delle donazioni.
Quindi il software si regge anche grazie a delle donazioni che vengono fatte dagli utenti e quindi alcuni sviluppatori sono pagati grazie a questi fondi che Document Foundation ha, si aggirano intorno al 1 milione di euro attualmente l'anno. Quindi è una cifra, se vogliamo, insomma, cospicua, considerando appunto che si tratta di donazioni e di sponsorizzazioni. Ci sono ovviamente anche delle aziende che lavorano nel mondo del software libero. Il software libero ha un suo modello di business, altrimenti sarebbe già morto. Quindi le persone che pensano al software libero solo come ad un qualcosa di eticamente bello, sbagliano proprio perché alla base del software libero c'è anche un nuovo modello di business. Dove fanno e come fanno business le aziende con il software libero se il software è gratuito e quindi non si paga? Questo è importante, ti ringrazio per aver toccato questo punto. Le aziende fanno business costruendo dei servizi sul software. Faccio un esempio. La licenza di LibreOffice non si paga, però ci possono essere delle esigenze da parte di aziende o pubbliche amministrazioni che hanno la necessità di avere un supporto particolare rispetto al software. Magari hanno la necessità di avere dei pacchetti che vengono mantenuti per più mesi rispetto ad una certa versione, oppure hanno la necessità di fare formazione in modo particolare. Ecco, ci sono delle aziende che creano dei servizi intorno costruiti sopra al software libero. Red Hat è un esempio mondiale calzante, è una delle aziende che è considerata una delle più innovative e fa business sul software libero. Quindi c'è un nuovo modello che è basato appunto su un modello di innovazione aperta, che appunto è in contrasto col modello di innovazione chiusa, ma che è fondamentale. Rispetto alla migrazione, no, siamo partiti soltanto con la migrazione del pacchetto Office e quindi la provincia di Perugia ha migrato soltanto da Office a LibreOffice, usa attualmente il sistema operativo che è Windows. Diciamo che però il fare entrare LibreOffice e quindi il partire con il progetto LibreOffice per noi è stata la molla attraverso la quale poi abbiamo preso in considerazione anche altre tipologie di migrazioni. Per esempio, è stato fatto uno studio e un'analisi per la migrazione dei software di disegno tecnico, di CAD, tanto per fare dei nomi, quindi per sostituire AutoCAD che è di Autodesk con dei software liberi. Anche questo diciamo quanto costerebbe. Costerebbe Certo, molto. perché Costerebbe il molto. prezzo, chi lo usa lo sa. Sì. E poi è stata l'occasione per migrare, per esempio, dei gestori database, quindi per fare delle migrazioni di database da database che erano gestiti in SQL Server, che è un gestore Microsoft, a PostgreSQL o MySQL, quindi altri progetti liberi, assolutamente affidabili, assolutamente di qualità, altrettanto sicuri. Quindi diciamo che LibreOffice può essere un cavallo di Troia, se vogliamo, quindi un qualcosa che entra abbastanza agevolmente all'interno di un ente, che fa capire il valore e l'importanza e anche l'affidabilità, se vogliamo, del software libero. E fa innamorare piano piano gli utenti e quindi li fa avvicinare ad un mondo e apre un po' i paraocchi e fa capire che al di là del software proprietario ci sono anche altre cose alle quali poter guardare con attenzione. La città che ha fatto la migrazione anche del sistema operativo è la città di Monaco, di Baviera, che ha scelto Linux e quindi anche LibreOffice, e su questa, per esempio, ogni tanto viene fuori la notizia falsa della contromigrazione che al momento non c'è stata, quindi c'è stato solo un momento di indecisione
cioè di indecisione, diciamo che c'è stata una dichiarazione tale per cui alcuni membri del consiglio della città hanno detto sì, stiamo rivedendo a distanza di tempo se ci sono stati degli effetti benefici oppure no. Ma questo non significa che la città di Monaco stia tornando sui propri passi. Ecco, Monaco utilizza LibreOffice ed è assolutamente felice di farlo. ecco, appunto, questa è un'altra notizia importante. Nell'atto vetrina, che è appunto questo strumento che avete in alto a sinistra, che vi permette di vedere alcuni link che questa sera abbiamo predisposto per chi è interessato a approfondire mentre noi parliamo, ma che poi finiranno, ahimè, dopo sera, che farò tardissimo io ad aggiungerli mentre YouTube caricherà il video, le metterò comunque nelle note anche per permettervi di rivederli in differita domani. Parliamo dei successi, perché un progetto così importante italiano, si può pensare che, appunto, avendo già avuto il successo della provincia di Perugia, sia comunque limitato dal fatto che questa cultura che abbiamo nei confronti dei software proprietari lo limiti nella possibilità di espandersi e di essere, diciamo, utilizzato da altre e importanti istituzioni. Ci sono due notizie molto importanti da dare, che danno soprattutto, non che siano più importanti di altre in senso di valore, ma sono più che altro di valore per la portata che danno all'idea del progetto che state portando avanti. Una che viene dall'estero, cioè che il Regno Unito ha deciso di utilizzare LibreOffice per le proprie attività. No, quindi non stiamo parlando del circolo Arci sotto casa, parliamo del Regno Unito che ha scelto LibreOffice come standard. Una finalmente anche italiana, e speriamo che sia anche questo un cavallo di Troia per poter far sì che anche in Italia questa cultura si diffonda, che non è meno importante dal punto di vista appunto esplosivo della notizia, lo lascio dire a te, perché è notizia veramente di questi giorni. Sì, la notizia di questi giorni italiana è che il 15 settembre abbiamo siglato un accordo con il Ministero della Difesa, con lo Stato Maggiore della Difesa, che ha chiesto il supporto di LibreItalia per la migrazione a LibreOffice e per l'adozione del formato standard aperto ODF. Cosa che il Regno Unito ha fatto già un anno fa, e quindi il Regno Unito ha già stabilito, aveva adottato ODF come standard nei documenti della pubblica amministrazione. E il governo francese lo sta per fare, sembra che segua anche quello olandese. In Italia siamo ancora un po' frenati su questo. Noi abbiamo avuto incontro con Agid circa qualche mese fa, un anno fa. E ci auguriamo che la notizia della migrazione della difesa, che comunque dovrebbe migrare 150.000 postazioni, Ecco, 150.000 postazioni. possa aiutare, possa dare anche un aiuto ad Agid nel così supportare quello che è un formato standard aperto, che è un formato standard a tutti gli effetti, non è un finto formato aperto. ODF è riconosciuto a livello internazionale ed è un formato che è nativo, cioè LibreOffice salva nativamente in ODF, ma è un formato che è leggibile da oltre 100 programmi diversi. È Ecco. questo, quando si parla di software libero, l'importanza è questa qui, cioè scegliere un Ecco, formato diciamo. aperto significa garantire la leggibilità del contenuto dei propri documenti nel tempo. Significa non essere vincolati e non essere quindi in lock-in rispetto ai fornitori perché si usa un formato proprietario. Oggi, quando si dice ho salvato in punto doc, molti pensano di aver utilizzato un formato standard. Il punto doc è uno standard di fatto, cioè significa che è uno standard perché molti lo utilizzano, ma è un formato proprietario, Ecco, così questo come è l'XLS, i importante. formati di Microsoft.
Questo che significa? Che se, per esempio, fra 20 anni io non riuscirò più ad aprire un file .doc perché l'ho salvato con un vecchio Word di 20 anni fa, questo in pubblica amministrazione crea un danno importante, perché il patrimonio oggi che hanno le pubbliche amministrazioni, che non è il patrimonio dell'ente, è il patrimonio di tutti, è il patrimonio informativo. Allora, io mi chiedo, e chiedo quindi anche alle pubbliche amministrazioni che poi non hanno fatto questa scelta, è corretto salvare il proprio patrimonio informativo in formato chiuso? È corretto usare un formato proprietario? È corretto nei confronti dei cittadini usare questa cosa? La Guarda, risposta è no. questo è un concetto bellissimo sul quale io sono pienamente d'accordo con te ed è molto bello che tu questa sera l'abbia sottolineato perché è un punto cruciale sul quale da cittadini attivi come cerchiamo di essere, e qui stasera in ascolto ce ne sono alcuni con i quali stiamo facendo delle cose insieme, dovremmo proprio da cittadini anche noi farci parte e interrogare le nostre amministrazioni affinché diano una risposta pubblica su un tema così importante, passando però anche più allo spicciolo, questo serve anche per spiegare ad alcuni amici e ad alcune amiche che quando mi si dice però dobbiamo salvare il file in doc o in PDF per mandarlo al cliente, all'amico, all'azienda, perché se no questo formato qui non si legge. Usando il dispregiativo per questo formato. Il problema, è bene che sia chiaro a tutti, è che la reciprocità c'è in LibreOffice, non c'è nei sistemi Esatto. proprietari. Quindi la scelta di trasformare i vostri documenti in qualsiasi formato vogliate per mandarlo a chi che sia è vostra. Detto questo, sappiate che dal punto di vista logico il problema si pone di là. Perché i documenti che escono da LibreOffice escono con un formato che è leggibile quasi anche dai vecchi mangianastri degli anni 80, ecco, per capirci. E questa cosa Assolutamente. sul pubblico è assolutamente, assolutamente fondamentale. C'è una domanda da parte di Stefano Sparatore, che ringrazio, che non so quanto ci calzi, però è una domanda importante perché anch'io, provenendo da quel mondo lì, me la sono posta all'inizio. Che cosa differenzia LibreOffice da OpenOffice? Perché, avendo io la percezione in passato dello stesso problema di cui stiamo parlando questa sera, la mia soluzione iniziale è stata ovviamente quella di passare, ad OpenOffice, che era l'alternativa che in quel momento, esisteva, valida, nei confronti dell'allora pacchetto Office. Che differenza c'è tra LibreOffice e OpenOffice? Soprattutto, sono vivi tutti e due? Allora, OpenOffice è il papà di LibreOffice, quindi LibreOffice nasce da un fork, questo è il termine tecnico che si utilizza, di OpenOffice. Che cosa significa? Nel 2010 una parte della comunità di software libero che lavorava in OpenOffice si è staccata e ha dato vita ad un progetto indipendente. Indipendente da chi? Indipendente da un'azienda che in quel momento aveva acquisito il progetto OpenOffice. Quindi diciamo che una parte della comunità si è voluta staccare proprio per mantenere una indipendenza, tant'è che hanno dato origine ad una fondazione che è The Document Foundation, che è una fondazione assolutamente indipendente, indipendente da aziende, indipendente da singoli soggetti, proprio perché nel software libero l'indipendenza è fondamentale, diciamo. E quindi LibreOffice si è staccato e una parte della comunità ha dato vita ad un progetto separato. I due progetti hanno vissuto per un certo periodo bene, entrambi. Diciamo che OpenOffice era il pacchetto più conosciuto, anche perché è quello più anziano, se vogliamo, e quindi nel momento in cui si dice software di produttività individuale libero, si pensa ad OpenOffice, non si pensa una cosa sbagliata, chiaramente.
LibreOffice nel frattempo, in questi 5 anni, è cresciuto molto, ha una comunità assolutamente attiva, mentre quella di OpenOffice si è un po' spenta, diciamo. Da che cosa si vede? Da come si riconosce quando un progetto è attivo, un progetto libero è attivo oppure è in agonia o in semiagonia? Dal numero di versioni che si riescono a rilasciare e dalla quantità di contributi in termini di sviluppo ci sono all'interno della comunità. LibreOffice è un progetto assolutamente molto, molto attivo, con una comunità viva e quindi è probabilmente quello che oggi ha preso anche il posto di OpenOffice. Differenze dal punto di vista, diciamo, della operatività non ce ne sono moltissime. I due prodotti ovviamente si somigliano, non dico che sono identici perché comunque LibreOffice in questi anni ha fatto un grosso lavoro anche rispetto a quella che è la reingegnerizzazione del codice, per cui c'è stato un grosso lavoro degli sviluppatori nel riscrivere proprio e nel ristrutturare quello che è il codice, tant'è che oggi le versioni ultime di LibreOffice, provatele, sono eccezionali rispetto ad una LibreOffice 3.5, oggi la 5 è assolutamente molto più veloce, ha anche un'interfaccia utente molto più gradevole, graficamente più apprezzata dagli utenti, quindi ha fatto dei bei passi avanti LibreOffice, proprio perché questo lo si deve alla comunità, lo si deve alla comunità attiva, lo si deve al grande entusiasmo che c'è. Io sono stata all'ultima conferenza in Danimarca, dove abbiamo presentato anche i nostri progetti italiani, abbiamo parlato di Libre Italia. Quest'anno ci hanno così accolto veramente a braccia aperte dopo la notizia della migrazione della difesa. E si respira un clima bellissimo, cioè sono 3 giorni in cui si respira quello che io chiamo il clima della comunità, che non è come molti pensano un clima di setta, perché a volte quando tu dici comunità, oggi c'è qualcuno che pensa: ah, ma siete una setta di persone. No, non siamo una Pensate setta. che no. Sì. Allora, Siamo proprio nato. c'è di fondo un problema di linguaggi. Spesso in queste puntate abbiamo affrontato anche con altre persone il divide che c'è generazionale, no, nell'approccio all'informatica, che secondo me in un periodo in cui noi siamo nell'occhio del ciclone una rivoluzione informatica che tra qualche secolo si studierà come le rivoluzioni industriali per quello che sta mutando dal punto di vista proprio dei caratteri della società. Io credo che questo divide sia una nuova forma di povertà. Quindi al di là di una chiara mappa delle differenze economiche nel mondo che delineano il mondo, i cosiddetti paesi in via di sviluppo, i paesi del primo mondo, del secondo mondo, del terzo mondo, anche un divide informatico, in questo caso generazionale, va ad insistere sulle problematiche esistenti. Ecco, il divide qual è? Che questo tipo di comunità hanno, penso per esempio al periodo di fervore iniziale in cui si cercava di convincere tantissime persone al passaggio a Linux. E quando la comunità Linux molto nerd non riusciva a staccarsi dal proprio linguaggio per comunicare la novità agli utenti affezionati, diciamo, al sistema proprietario, questo linguaggio è stato fino a un certo punto, fino a un certo momento, una barriera. Poi, in Linux sono avvenuti alcuni cambiamenti, sono arrivate alcune esperienze, alcuni progetti interessanti che hanno realizzato, per esempio, delle versioni di Linux più user-friendly, diciamo, più amiche di chi doveva passare da un sistema che era quasi l'unico esistente, o almeno uno dei due, perché c'erano Apple e Microsoft e poco più, a qualcosa di comunque comprensibile anche ai non, diciamo, addetti ai lavori.
Ecco, io penso di aver colto nella vivacità della comunità di Vibra Italia questa capacità di abbattere questa membrana che c'è stata fino a questo punto, cioè la volontà di superare questo divide importante aprendosi a partire già dalle scuole anche di bambini di età molto bassa, per crescere una generazione che essendo nativa di questo tipo di linguaggi non abbia alcun problema, ma poi anche aperta al commento, alla risposta, alla disponibilità, come per esempio hai dato tu questa sera a noi, di raccontarsi, spiegarsi e offrire opportunità di capire bene per poter essere parte anche soltanto come fruitore di questo tipo di comunità. Questo penso sia molto importante, curare il linguaggio per abbattere i limiti non solo culturali, di abitudine, ma anche di difficoltà a capire certe cose. Ecco perché ti chiedo anche di Assolutamente, queste guarda. attività che fate nelle scuole, che sono interessantissime. Sì, hai detto una cosa che, alla quale tengo tantissimo, che è questo appunto delle comunità, perché va fatto passare il concetto che si entra a far parte delle comunità di software libero non soltanto da informatici, non solo da nerd. Non abbiamo bisogno solo di informatici. Il 28 novembre organizziamo come Libre Italia la nostra seconda conferenza nazionale LibreOffice Libre Italia, la facciamo a Terni, e abbiamo organizzato, a parte nella mattina, una serie di così, interventi legati alle attività che abbiamo fatto. Verrà anche il generale Sileo, che è il coordinatore del progetto della difesa, a raccontarci un po' come intenderà migrare. Ma nel pomeriggio abbiamo organizzato due attività. Una è un'attività di avvicinamento delle persone allo sviluppo, inteso non come sviluppo spinto di LibreOffice, ma per esempio come risoluzione dei bug. E quindi organizziamo un mini corso di formazione per far avvicinare persone anche appassionate di informatica, far capire loro come si può aiutare la comunità nel risolvere i bug. Un'altra sessione parallela sarà invece sulla traduzione, sulla localizzazione, perché il software libero va localizzato, cioè va tradotto in italiano, vanno tradotte le guide, vanno tradotti i menu, vanno tradotte le interfacce. E c'è un gruppo di localizzazione LibreOffice che è molto attivo ed è molto capace. E a Terni cerchiamo di far capire alle persone come si entra a far parte, come si può aiutare la comunità anche da questo punto di vista. Ma in comunità si entra, l'hai detto tu benissimo, anche da fruitori. Le persone che utilizzano LibreOffice sono parte della comunità perché sono le fondamenta. Senza gli utenti la comunità non si regge, non serve a nulla. Ne parlavamo proprio adesso su Twitter, che stasera è molto attivo con l'hashtag a tu per tube, con Emma, che è trapese, che conosci benissimo, la quale diceva a lei che lei non capiva niente della programmazione di LibreOffice, e io l'ho tenuto, ho dato il mio appoggio morale perché sono nella stessa situazione sua, ma l'ho rassicurata del fatto che senza utenti questa comunità non esisterebbe, che quindi il nostro essere utenti di LibreOffice, felici e contenti di esserlo, è un ruolo fondamentale, altrimenti, come si direbbe, Certo. cioè, se vi guardereste allo specchio, questo finirebbe lì. Sì, e le attività che facciamo nelle scuole, che organizziamo già da appena siamo nati praticamente, le abbiamo organizzate in diverse scuole. Quest'anno le abbiamo presentate le diverse attività anche alla conferenza di Aarhus. Praticamente abbiamo realizzato già dall'anno scorso dei corsi di formazione gratuiti in scuole elementari, nel Veronese, dove c'è un nostro socio estremamente attivo, che è Antonio Faccioli, che è un iperattivo come me, io lo descrivo così, prendendolo un po' in giro. Lui ha organizzato dei corsi alle elementari, noi li abbiamo organizzati in Umbria, abbiamo fatto dei corsi al liceo, alle scuole medie, proprio per sperimentare anche, diciamo, le diverse fasce d'età e quindi i diversi approcci che ci potevano essere.
Sono state esperienze bellissime tutte, tanto che le raccogliamo in un ebook che dovremo presentare a novembre, che si chiamerà Crescere a Pane Software Libero. Questa iniziativa l'abbiamo inserita anche nella banca dati della Diagid sulle competenze digitali, quindi nella piattaforma Agid per le competenze digitali nazionale. Ed è un'iniziativa che intende favorire l'inserimento e la conoscenza del software libero fin dai banchi delle elementari, perché si parte da lì. Si parte da lì, è lì che si riesce probabilmente ad entrare più facilmente, ed è lì che si hanno anche le maggiori soddisfazioni. L'anno scorso io ho fatto un corso con quasi 40 bambini della quinta elementare. E con loro abbiamo realizzato un'infografica il giorno dell'Internet Safer Day, dove loro hanno descritto 10 modi di vivere bene la rete, quindi 10 cose da fare in rete, 10 cose da non fare. E questa infografica la distribuiamo insieme ad un'altra infografica sui formati aperti che hanno realizzato invece i ragazzi del liceo al Linux Day, che sarà sabato 24 ottobre, quindi questo sabato, che è una giornata dedicata al software libero, quindi alla conoscenza del software libero, aperta a tutti, gratuita, che si svolge in molte città d'Italia. Quest'anno abbiamo l'onore, come Libre Italia, di essere partner di ILS, che è Italia Linux Society, nella organizzazione dei Linux Day, e quindi abbiamo inviato queste infografiche a tutti i LUG d'Italia. I LUG sono delle associazioni di volontariato come Libre Italia, sono i Linux User Group, solitamente sono locali e quindi si trovano in diverse città e hanno un ruolo importante perché sostengono la diffusione del software libero in maniera anche, se vogliamo, pratica. Per esempio, faccio parte del LUG Perugia. Il LUG Perugia è aperto una volta a settimana, la loro sede è aperta una volta a settimana, e in quella volta in cui sono aperti sono presenti lì dei soci, solitamente degli informatici professionisti, quindi non proprio gli ultimi arrivati, che si mettono a disposizione e che aiutano le persone, per esempio, a formattare un computer, a mettere Ubuntu su un computer, oppure a spiegare che cos'è Ubuntu, a far vedere che cos'è LibreOffice, ad aiutare le persone a rimettere, a riusare, per esempio, un computer vecchio. Quindi, sono tutte iniziative di volontariato importanti, fondamentali. Partire dalle scuole significa far crescere bene i nostri figli, non abituarli a un unico software, farli crescere più consapevoli delle tecnologie che utilizzano. Con Libre Italia abbiamo in progetto anche due cose molto importanti alle quali io tengo particolarmente, io non solo io, ma noi insomma teniamo particolarmente, che sono un progetto con una scuola, con un ente di sordi di Roma. Io vado da loro il 28 ottobre, ho un primo incontro con loro. L'obiettivo è organizzare dei corsi prima all'interno dell'ente di formazione per poi realizzare insieme con loro una guida ai formatori su LibreOffice per sordi. Perché guidare delle persone non udenti non è come guidare delle persone udenti, quindi vanno tenuti presenti degli accorgimenti particolari, va usato un linguaggio specifico, quindi ci sono tutta una serie di accorgimenti che insieme agli operatori di questa scuola vorremmo così tradurre in un vademecum che poi mettiamo a disposizione di tutti. L'altra iniziativa che abbiamo in grembo è la realizzazione di corsi insieme ad un'altra Onlus che è qui Umbra, che è l'associazione Chianelli, l'associazione per la vita di Daniele Chianelli, che opera con una scuola nel reparto di oncologia pediatrica. Abbiamo avuto già un incontro con loro, i bambini ricoverati in oncologia pediatrica. Sono bambini che si staccano dalla propria scuola per un periodo anche lungo, che dura anche diversi mesi,
E con loro abbiamo pensato di poter realizzare un progetto incontrando e facendo formazione ai ragazzini che sono ricoverati e dando loro l'opportunità di collegarsi con le proprie scuole anche per così tenersi in contatto, per tenersi in contatto con i propri compagni, quindi far vedere loro come attraverso la tecnologia è possibile anche tenere un contatto con il mondo esterno, quel mondo esterno che purtroppo in un dato momento della loro vita gli viene così, viene a mancare perché si trovano all'interno di una Questo bolla. può emergere soltanto da una comunità. Cioè, è chiaro che se è vero che ci sono queste grandi aziende, Microsoft sicuramente il suo fondatore, ex proprietario, sicuramente ha fatto delle opere di carità a livello personale, eccetera, eccetera, ma qui si parla non di carità, si parla di condivisione, si parla di calare su realtà diverse. Quella appunto delle persone non udenti, quella dei bambini malati purtroppo gravi, una realtà che è frutto di una comunità. Solo da questo tipo di esperienze, secondo me, possono nascere questi risultati e queste cose molto, molto importanti. Abbiamo altre due domande, una è mia, ma insomma, è una curiosità. Per tornare alle pubbliche amministrazioni, perché su Twitter quest'idea che mi è venuta ascoltandoti, cioè di farci portatori sani, no, di questa domanda nei confronti dei nostri amministratori pubblici locali è stata raccolta anche per fortuna da un'amica di Livorno, quindi sicuramente essendo in due siamo già un partito, quindi lo faremo insieme agli altri amici. La domanda che ti fa è, ci sono, in parte hai già risposto, ma ci sono dei costi per la pubblica amministrazione vivi per questa migrazione? Allora, abbiamo detto che la licenza sicuramente non costa, poi il resto dipende, no, da come si affronta la migrazione. Certo, è naturale che ci siano dei costi. Qualche tempo fa è uscita una ricerca che diceva, e alcuni articoli che dicevano che il software libero costa più del software proprietario. Volevo arrivare. Ecco, poi dopo ci arriviamo. La migrazione a software libero ovviamente presenta dei costi che non sono assolutamente paragonabili ai costi delle licenze. E che io descrivo come, mi piace descrivere non come costi, ma come investimenti. Quando io acquisto una licenza, in quel caso acquisto una licenza e pago un prezzo. Quando migro a software libero, solitamente investo in formazione del personale e quindi se faccio formazione la pago perché chiamo dei formatori esterni. In quel momento sto facendo un investimento sulle persone e quindi non pago una licenza, sto investendo. Faccio un investimento sulla reingegnerizzazione delle applicazioni esistenti. La migrazione è spesso un'occasione per rivedere alcuni software, che sono magari vecchi, che sono troppo legati, che ci legano troppo ad un fornitore, magari al quale paghiamo grosse cifre di manutenzione annue, ci costringono quindi a rivedere alcune scelte, a rimetterci in discussione, a rifare una pianificazione, a modificare dei procedimenti amministrativi e dei processi amministrativi. Quindi non stiamo parlando solo di risparmi, stiamo parlando di, anche se subiamo, se diciamo, andiamo a investire dei soldi, stiamo facendo appunto degli investimenti che ci consentono di migliorare procedimenti o pratiche che magari non erano così efficienti. Perché diciamo anche un'altra cosa, quando si adotta il software proprietario, proprio per l'abitudine di dire ok, hanno tutti Microsoft Office, quando un impiegato si trova a lavorare nella pubblica amministrazione e magari nelle varie cose del proprio curriculum, prima di essere assunto, ha segnalato ottima conoscenza Microsoft Office perché riusciva a fare maiuscole e minuscole, quando si trova di fronte a Microsoft Office, magari riesce a scrivere una poesia in vernacolo su Word, ma crede che Excel sia un qualcosa di magico che serva per produrre. In realtà la formazione che si fa nella migrazione a questo tipo di attività serve anche
per colmare alcune lacune, perché mettendo insieme persone, informatori che avvicinano alla nuova piattaforma, è anche un'occasione attraverso la quale il singolo impiegato può spiegare, può chiedere, può domandare il dubbio che ha, e soprattutto la formazione è continua, perché se un software è condiviso appunto consapevolmente da tutto il gruppo, non c'è neanche più bisogno di avere quel timore reverenziale di chiedere al collega scusa, ma come hai fatto a creare questa formula nelle tabelle in maniera tale da creare questo risultato. Ma certo, c'è un cambiamento con i processi di migrazione, si nota proprio un cambiamento nelle persone, c'è la riscoperta della responsabilità individuale, c'è un atteggiamento diverso rispetto all'uso del software. Quindi quando le persone vengono formate e gli viene comunicato bene il progetto di migrazione, le persone diventano collaborative e imparano, reimparano a condividere, per esempio condividono delle soluzioni, condividono delle problematiche, delle criticità, ma le condividono con spirito collaborativo, con spirito attivo. L'atteggiamento che si ha quando ci si rivolge a un fornitore esterno è sempre quello di dire io ho un problema, mi aspetto che tu me lo risolva e anche in tempi rapidi. Quando ci si approccia in maniera diversa alle problematiche perché si ha una conoscenza del software libero, l'approccio è diverso e dice sono io per primo che cerco una soluzione al mio problema e cerco anche di trovarla. Nel momento in cui la trovo, la condivido anche con altri. Questo significa cambiare atteggiamento rispetto all'uso del software. E quindi, a mio avviso, le pubbliche amministrazioni dovrebbero scegliere il software libero anche se costasse di più rispetto al software proprietario, cosa che non sarebbe possibile. Immaginabile, a parte a Pesaro, dove il comune ha fatto una contromigrazione. E quindi da OpenOffice è passato a Office 365, peraltro annunciando la cosa in pompa magna, dicendo il sindaco 3.0, che poi diventerà 4.0 quando cambierà la release di Microsoft Office. quindi ha annunciato questa cosa in pompa magna dicendo che il software libero stava gravando molto sulle casse del comune. Tutto questo lo ha riportato con uno studio, con un'analisi, dove l'unico dato certo erano i circa, se non ricordo male, 60.000 euro di investimento iniziale. Tutto il resto della cifra è costruita in maniera, diciamo, poco scientifica, a mio avviso, dal dirigente dei sistemi informativi, il quale ha valutato che ciascun dipendente all'interno del comune spreca ogni giorno 15 minuti del suo tempo, sprecava un tempo, 15 minuti del suo tempo nel aprire un documento con OpenOffice da parte di un collega che aveva Office. E quindi già questo ammette in questa dichiarazione che ha fatto La Bruscoli, che è debolezza il di Office. dirigente, no, ammette il fallimento del progetto di migrazione. Quindi quando tu dici io ho una situazione ibrida e non ho portato a termine la migrazione perché ho ancora delle situazioni con Microsoft Office e altre situazioni con OpenOffice, significa che c'è qualcosa che non va, cioè tu non hai completato il progetto di migrazione. La stessa azienda che aveva seguito la cosa nei primi momenti ha detto no, il comune a un certo punto ha interrotto i rapporti, non ha voluto più formare le persone e non è andata avanti con la migrazione. Ha tenuto questa situazione ibrida per alcuni anni, è chiaro che tenendo una situazione ibrida tu crei inefficienza, perché costringi le persone a lavorare con un doppio binario, con un doppio formato. Il problema non è di LibreOffice, non è il formato di LibreOffice, il problema è il formato proprietario che non si fa leggere dai formati liberi. Quindi hai creato un disagio, come lo risolvi? Comprando licenze e quindi dicendo che in questo modo risparmierai dei soldi. Il bello è che poi questa cosa, questo studio riportava anche
e dei risparmi riferiti che a me sinceramente hanno fatto sorridere, ma poi è probabile che io sono stata accusata di non aver ben compreso quella ricerca, e ne prendo atto, è probabile. Però dice che il risparmio arrivava anche dalle trasferte. Quindi io mi sono immaginata che a Pesaro i documenti, anziché passare attraverso la posta elettronica, la intranet, cioè tutto quello che all'interno di una pubblica amministrazione c'è, passasse, venisse trasportato in macchina da un ufficio all'altro, perché altrimenti non me lo spiego. E Sì, quindi loro hanno grazie. detto che tramite Office 365 questa cosa si può fare diversamente e io ritengo che ci siano tutti gli strumenti necessari in una pubblica amministrazione per non spostarsi in macchina anche usando software liberi. Quindi c'è o un cloud, ci sono strumenti per dialogare e quindi per chattare, se vogliamo far chattare i dipendenti, ci sono strumenti collaborativi, strumenti di qualunque tipo, però ecco, diciamo che la notizia che è uscita e che è stata riportata dai giornali semplicemente facendo un copia e incolla del comunicato diffuso da Microsoft, casualmente diffuso da Microsoft, è stata quella che il software libero costa più del software proprietario. Io ripeto che se anche fosse così e mi venisse dimostrato, io sarei ancora dell'opinione che una pubblica amministrazione deve scegliere il software libero perché ci sono altre 300 miliardi di buone ragioni per farlo, tra le quali c'è quella di non essere al cappio e quindi di non essere A gioco di vittime un'azienda. esatto, di un'unica azienda, perché questo non è corretto, non è corretto non per la pubblica amministrazione, ma non è corretto per i cittadini. Esatto. Guarda, chiudiamo con, se non ci sono altre domande dagli amici che ci stanno seguendo dai vari format, con una domanda curiosa mia che però poi ha come ricaduta la scuola. Mi trovo nella condizione in cui per un anno ho le mie due bambine alle elementari, perché una sta per finire in quinta, l'altra è entrata in prima. Una scuola che è ricca di volontà, e come tutte le scuole, insomma, però ha dei problemi di budget, e non entriamo in questa questione politica, che sarà un'altra cosa da affrontare sicuramente in futuro. Detto questo, quando io sono entrato nella sala informatica, il giorno in cui ci hanno presentato la scuola, a noi per la seconda volta, per l'ingresso della bambina piccola, mi sono veramente sentito male perché io sono convinto che in questa fase alle elementari, di tutte le materie che è giusto che i bambini vengano a conoscenza, l'inglese e l'informatica sono due punti che possono fare la differenza in futuro. L'informatica, perché ormai è la base attraverso la quale qualsiasi cosa si svolge, sia nel mondo della conoscenza, sia nel mondo del lavoro, l'inglese, perché non sapere l'inglese oggi taglia fuori i nostri ragazzi da un mercato competitivo dove le altre nazioni invece sono molto apprezzate. I computer di questa scuola sono poco di poco successivi ai 386 di Olivettiana memoria. Sono computer comunque molto molto vecchi, quindi io chiedevo se mi sapevi dire se la pesantezza o le specifiche di LibreOffice erano molto importanti o se computer non proprio di ultimissima generazione possono sopportarlo. Allora, sicuramente il software libero è molto più leggero del software proprietario, quindi dà modo anche di riusare vecchio hardware, tant'è che con il LUG Perugia abbiamo in mente un progetto, il LUG e Libre Italia, vorremmo riusare e far rimettere a posto da dei ragazzi, da universitari e ragazzi delle scuole superiori attraverso un Hackfest, quindi una giornata di festa che organizzeremo per loro, in cui andremo a riciclare del vecchio hardware per poi donarlo ad alcune scuole del territorio e al reparto di oncologia, alla scuola di oncologia.
perché il software libero consente di farlo. Ci sono delle distribuzioni molto leggere che possono girare anche su macchine molto vecchie. Sarebbe molto bello se tutti i LUG d'Italia potessero fare questa cosa, questa iniziativa con adotta una scuola, e quindi se anche un solo LUG adottasse una sola scuola, dando appunto un supporto sia nella ricerca dell'hardware, che comunque si trova perché ci sono anche molte pubbliche amministrazioni che dismettono vecchie macchine, ma non vecchissime. Quindi magari danno il supporto per l'installazione e la realizzazione dei laboratori, questo sarebbe una cosa importante. Per esempio, l'Università di Modena Reggio Emilia, attraverso un centro che hanno al loro interno sul software libero, aveva fatto un'iniziativa di questo genere qualche anno fa e aveva coinvolto i ragazzi delle superiori nel realizzare laboratori per i ragazzini delle scuole elementari. Sarebbe una cosa fantastica e ripeto, è una cosa che si può fare solo col software libero, col software proprietario, sicuramente no. E qui mi viene in mente una cosa che rilancio anche agli amici che ci stanno ascoltando, perché in tante città si stanno organizzando i genitori oppure delle piccole associazioni per far sì che i computer che noi magari abbandoniamo, ci sono alcuni computer che muoiono di vita loro, però altri computer che noi sostituiamo con computer più nuovi sul mercato non hanno sostanzialmente valore, o comunque hanno un valore veramente marginale. Allora, far sì in maniera tale da poter raccogliere alcuni di questi computer per poterli donare non, cioè alle scuole, insomma, ragazzi, quindi è un investimento sui nostri ragazzi e quindi permettergli di lavorare su macchine non proprio vecchissime, magari approfittando di strumenti come LibreOffice per insegnarli non solo a giocare col Paint, ma a fare word processor, quindi a scrivere con quelli che poi saranno gli strumenti con i quali scriveranno in futuro. Questa è una prima idea. Colleghiamoci, facciamo un pochino rete per far sì che ci siano delle isole attraverso le quali raccogliere dei computer da donare alle scuole. Un'altra cosa da ricordare in questo senso, e penso che anche a te questa è una cosa che piace, e piaccia comunque a tutte le persone che fanno parte di Libre Italia, è ricordare anche che da pochi giorni, un paio di giorni, è terminata la Code Week, la Europe Code Week. Che cos'è? È una settimana dedicata al codice, ad insegnare prevalentemente ai bambini, ma insomma, chiunque voglia ad avvicinarsi a fare codice, a costruire codice, a imparare a programmare. Questo perché, come tutti sanno, dal punto di vista cognitivo, a quell'età imparare dei nuovi linguaggi è molto facile. E quindi un linguaggio macchina non è così diverso da un linguaggio come l'inglese, e queste esperienze in altre nazioni hanno cresciuto delle generazioni che poi, nella peggiore delle ipotesi, si sono trovate comunque molto bene nel mondo del lavoro perché avevano a che fare con l'informatica in maniera molto più consapevole. Altri sono diventati dei piccoli geni che hanno creato delle start-up a 16, 17, 18 anni. Ecco, la Code Week. Comunque è una parte di un mondo in cui ci sono una serie di siti che io promuoverò nei prossimi giorni che offrono degli strumenti che sono molto giocosi, ma che vanno sul concreto per insegnare ai bambini le basi di fare codice e quindi magari crescere una nuova generazione che porterà avanti anche il progetto di verità, perché no? Volentieri, certo. Guarda, rispetto alle scuole ci tengo anche a dire un'ultima cosa. Pubblicheremo una lettera aperta sul canale di Tech Economy che curiamo anche come Libre Italia, dove abbiamo diversi contributor che sono anche soci. Pubblicheremo una lettera aperta agli editori italiani, perché la maggior parte dei CD multimediali che vengono distribuiti ai nostri figli a scuola, quindi nei libri di testo, anche quelli che paghiamo, richiedono software proprietario.
e quindi chiedono praticamente alle famiglie di avere Windows, di avere Microsoft Office, di usare Internet Explorer. E questa cosa non è assolutamente corretta. Non è corretta perché Impariamo chiedere ad Explorer una e famiglia di Mac. avere Office significa chiedere di acquistare una licenza o di craccarlo, cosa molto più semplice Grazie. che spesso avviene. Quindi questo una scuola non lo può fare, secondo Allora, io veramente non so come ringraziarti perché mi sono accorto adesso che è 1:25 che andiamo avanti e mi sembra di aver iniziato da 10 minuti. È stato sicuramente molto bello entrare nel mondo di Libera Italia, nel mondo di LibreOffice. Non è ovviamente possibile diciamo chiudere e parlare di tutti gli argomenti dei quali si sarebbe potuto parlare stando con te, ma tanto questo è uno spazio aperto per cui ci possiamo aggiornare anche fra qualche tempo per parlare degli sviluppi futuri, dei prossimi eventi, delle prossime release, che se non sbaglio c'è qualcosa di nuovo per aprile dell'anno prossimo, non vorrei aver detto qualcosa di sbagliato. No? Approfitto, visto che ne abbiamo parlato quando eravamo offline, di salutare anche Paolo Vecchi, che è stato una delle persone che ha favorito questo passaggio del governo dello United Kingdom a passare a LibreOffice. Lo saluto perché ha detto che avrebbe guardato questa puntata solo se gli avessi svelato il trucco, il segreto del cacciucco. Allora, io mi auguro che lui l'abbia vista in diretta o la riveda in differita. Se mi ascolta, gli dico che il trucco non può essere svelato, ma in cambio, essendo una persona che ha fatto una cosa così bella, è invitato a mangiarlo a Livorno, qua da me, così come ovviamente sei invitata tu, Sonia, e tutti gli amici che ci seguono. Quindi, Assolutamente sì, ora io sta dico parlando. a Paolo Vecchi scherzando che lui è l'italiano all'estero, è il cervello in fuga che ha diffuso e che ci sta aiutando a diffondere LibreOffice, purtroppo non in Italia ma altrove. Quindi speriamo anche che Paolo possa tornare quando qui la situazione sia migliore rispetto a quella attuale. Io spero davvero che questo nuovo segnale del Ministero della Difesa, scusa, abbia aperto, apra ancora a nuove prospettive ancora più importanti. Ci sentiamo presto, terrò aggiornati sui vostri eventi, comunque le persone che ci hanno seguito questa sera. Ti ringrazio tanto e noi ci leggiamo su Twitter e su vari social. Anzi, approfitto anche per annunciare a tutti gli amici che questa settimana le puntate, che normalmente sono due, di A Tu per Tu, saranno una sola, ma come l'avete vista è stata anche più ampia e assolutamente ricchissima, grazie a Sonia, perché per fare delle puntate buone ci vogliono persone come lei, e non sempre è facile trovarlo. Anticipo rapidamente che si parlerà mercoledì 28 ottobre di legalizzazione delle droghe leggere attraverso un gruppo di tubers molto in gamba che attraverso un video musicale hanno giocato sull'argomento per rilanciare il problema. Vogliamo affrontarlo per vedere un po' com'è lo stato delle cose ad oggi sulle leggi vigenti, sul problema delle carceri e su che cosa potrebbe essere la legalizzazione delle droghe leggere nel nostro paese. Giovedì 5 ottobre è una puntata assurda che non voglio che nessuno perda, perché avremo qua in diretta con noi un trovatore, nel senso che è un caro amico musicista che conosco da tanto tempo, che fa veramente il trovatore, cioè ha recuperato la tradizione trovatorica e l'ha riadattata ai nostri tempi, suonando strumenti che si costruisce da solo e peraltro per la prima volta su A Tu per Tube ci darà anche dei saggi musicali dal vivo, suonerà un paio di cose per noi. L'ultima altra cosa che sicuramente è già in programma è mercoledì 11 novembre, dove con Antonio Moccia, che è un autore di un paio di libri sull'argomento, parleremo di femminicidio, un altro argomento che sui social è molto seguito e che, come vedrete, come avete visto fino ad oggi, dalla nutrita presenza di donne nella mia trasmissione, mi sta molto a cuore. Quindi è un problema che ci tenevo ad affrontare con lui perché ha fatto un excursus storico per portare alla situazione attuale del problema. Fine della pubblicità. Ovviamente, chi è interessato, metta un mi piace, si iscrivi al canale per rimanere in contatto. Ringrazio ancora Sonia.
presto e buonanotte a tutti. Grazie, grazie a te.